La nuova UEFA Champions League approda su Sky Sport con più squadre, più calcio e più spettacolo. Per la prima volta 5 squadre italiane e in vista 185 partite su 203 a stagione in esclusiva. Sky Sport, il più grande spettacolo del mondo. Lo Stadio Olimpico di Roma è da sempre abituato alla tensione agonistica. Da sempre teatro di derby, di partite fra squadre che rappresentano le dicotomie più iconiche del calcio. Quel 27 maggio 2009 la finale di Champions League diventa quasi un derby d'Europa. In campo ci sono due squadre che hanno già scritto pagine importanti nella storia del calcio. Il Barcellona, guidato da Pep Guardiola, e il Manchester United di Sir Alex Ferguson. È una finale attesissima, una sfida tra due filosofie di calcio, tra due modi di intendere il calcio, ma anche una sfida tra due dei più grandi calciatori del pianeta, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Durante questa finale, la storia di un ragazzo argentino nato a Rosario si incrocerà con quella grande della storia del calcio, quella fatta di gesti atletici stampati per sempre nella memoria di tutti. Io sono Raffaele Tovazzi e questo è Gol da Campioni, il podcast che ti racconta tutti i segreti dietro i gol più epici delle finali di Champions League, perché dietro ad un grande gol c'è sempre una grande storia. Lionel Messi nasce il 24 giugno 1987 a Rosario, in Argentina, in una famiglia umile. Fin da piccolo il calcio è la sua passione, il suo rifugio, la sua via di fuga. A soli 5 anni inizia a giocare per il Grandolfi, una piccola squadra locale allenata dal padre. Ma il suo talento è già evidente, anche se la sua fragilità mette a serio repentaglio la sua crescita. Messi è diverso dagli altri bambini. È più veloce, più abile, ha un controllo di palla innato, ma sembra troppo piccolo per poter competere alla pari con i coetanei. A 11 anni arriva la prima grande sfida per il piccolo Lionel. Una carenza dell'ormone della crescita sembra diventare un ostacolo insormontabile per i suoi sogni sportivi e per la sua crescita. Le cure sono costose, fuori dalla portata della famiglia, ma il dio del calcio interviene come un deus ex machina e arriva un'offerta dal Barcellona. Il club catalano, dopo averlo visto giocare, decide di coprire le spese mediche e di portarlo in Spagna. A 13 anni Messi lascia l'Argentina per trasferirsi nella celebre cantera del Barcellona, il luogo dove si studia per diventare dei fenomeni. Da quel momento inizia la sua ascesa, il suo corso di laurea in calcio, più dottorato in come fare la storia. Messi passa rapidamente attraverso le giovanili del club e a soli 17 anni fa il suo debutto con la prima squadra. Il resto, lo sai, è già storia. Ma la notte del 27 maggio 2009 Messi si trova di fronte ad una delle più grandi sfide: dimostrare al mondo intero di essere il degno erede del più grande di tutti. La partita inizia con il Manchester United che cerca di prendere il controllo, pressando alto e mettendo in difficoltà il Barcellona. Ma i catalani, con la loro caratteristica calma e precisione, iniziano lentamente a far girare la palla, imponendo il loro ritmo. Si tratta di una squadra perfetta, che gioca come un solo uomo, come un solo organismo, che fosse di umano a poco. Iniesta, Xavi, Titi Henry. Sono solo alcuni dei nomi di una delle squadre più solide e meravigliose che abbiano mai solcato i campi di calcio. Quel Barcellona è mitologico. Al minuto numero 10, il primo colpo inferto al Manchester. Samuel Eto'o riceve un passaggio in area e con una finta lascia sul posto il difensore, infilando il pallone alle spalle di Edwin van der Sar. Il Barcellona è in vantaggio, 1-0. Il Manchester United cerca di reagire, ma la difesa del Barça è solida. In mezzo al campo Xavi e Iniesta orchestrano il gioco con maestria. Poi al 70° minuto arriva il momento che tutti aspettano, il momento in cui Messi dimostra perché è considerato un fenomeno. Xavi, dalla tre quarti destra, alza lo sguardo e vede Messi in area. Il pallone parte preciso, disegnando una traiettoria che sembra fatta su misura per la testa del piccolo numero 10. Già, la testa. Perché un gol alla Messi, a giro, con quel piedino fattato, sarebbe stato troppo ovvio come epilogo, troppo scontato. Invece Messi
un fenomeno e ai fenomeni non interessano le leggi della fisica, la gravità e nemmeno quello che ci si aspetta da loro. Nessuna di queste cose importa. Hai presente la famosa frase «Il calabrone non ha la struttura alare per volare, ma non lo sa e vola lo stesso?» Ecco, ora Messi sta per saltare e la pensa come il calabrone. Lui non ha l'altezza necessaria per essere un calciatore fisico da centro dell'area, uno di quelli che sovrastano gli avversari con la loro presenza. Ma Messi questo non lo sa e salta più in alto del pallone. Salta così in alto che per colpire preciso deve quasi inchinarsi mentre è in aria. Infatti Messi sta proprio volando e poi fa volare anche il pallone dentro la porta. Che gol! Lionel non è certo famoso per le sue doti aeree, ma si stacca dalla marcatura e con un movimento perfetto si alza in cielo. E così Messi e la palla si incontrano come se fossero i migliori amici. Poi il resto è storia. L'Olimpico esplode. Messi, con un sorriso timido ma pieno di gioia, corre verso la bandierina, quasi incredulo di aver segnato in quel modo. Lionel Messi, di testa! Durante la caduta, dopo il colpo di testa, gli si è sfilato uno scarpino e adesso lo sta quasi usando come un telefono per chiamare casa, Dio o per chiamare Manchester ed avvisare che la partita è finita qui. Messi chiama, il gol risponde. Il gol che consacra il Barcellona come la squadra migliore d'Europa e la pulce come il miglior giocatore al mondo. Quel colpo di testa a Roma è stato un momento mitico. Il passaggio di testimone da una generazione di campioni ad un nuovo re del calcio. Messi, con la sua umiltà e il suo incredibile talento, si è affermato in una squadra già piena di stelle. Ma l'ha fatto senza mai dimenticare le sue radici, la sua famiglia e il sacrificio che lo ha portato fino a quel punto. La carriera di Messi è una delle più ricche di successi nella storia del calcio. Con il Barcellona ha vinto tutto ciò che c'era da vincere. Titoli nazionali, Champions League, palloni d'oro. Quanti erano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fermiamoci qui. Eppure, nonostante tutte le sue vittorie, Messi è rimasto sempre lo stesso ragazzo di Rosario, concentrato solo sul campo e sul suo amore per il calcio che lo ha sempre fatto volare in alto. Ma in alto per davvero.